Ehi, ben ritrovati da Androlink91 in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo il viaggio New Hero, siamo alle semifinali, ma prima c'è Roberto Hongo che ci dice: Tsubasa, sei cresciuto moltissimo, grazie. La prossima squadra potrebbe essere la Francia e poi in finale la Germania, in teoria. Tsubasa, quando ti ho lasciato quel quaderno ti ho scritto sì, un centrocampista. E tu l'hai fatto, divenendo un magnifico centrocampista, persino migliore di quanto potessi sognare. E quel tiro guidato che hai mostrato oggi è incredibilmente più avanzato di quello che ti avevo mostrato io. L'hai fatto tuo. Anche senza di me, sei destinato a grandi cose. Attenzione, c'è Katagiri. Cosa gli vorrà dire? Abbiamo vinto questa partita, ma c'è ancora molto da fare. Se mi accontentassi, non avrei mai quella brama di diventare il migliore. Scommetto che Roberto sarebbe d'accordo con me. E pensare che mi stava guardando da qualche parte in questo stadio. Ehi, Tsubasa! Oh, Misaki! Allora, è vero che Roberto è qui? Sì, Diaz ha detto di averlo incontrato prima della partita. Quindi deve essere qui da qualche parte. E se chiedessimo a Katagiri? Sembra che abbia parlato con molte persone legate al calcio americano. Forse sa qualcosa su Roberto. Stasera passerà sicuramente al dormitorio, prova a chiederglielo. Va bene, proviamoci. Francia contro Uruguay. Chi vincerà secondo me? La Francia. La pensano tutti così, è normale, è l'unica risposta logica. Hanno segnato 4 gol a partita, wow! Misugi ha detto, non sono solo forti, hanno anche la tattica, la tecnica. Insomma, cose così, non cose standard. Hanno passato la palla a Victorino. E un giocatore della Francia si sta avvicinando a Victorino. E Jean, attenzione! Non si sta impegnando... Un fantasma? Kochida! La palla di nuovo a Victorino. Attenzione! Controlla la palla con grande maestria scartando gli avversari uno dopo l'altro. Ok, Jean ci riprova. Ci riprova, ci riesce. Ovviamente. È inutile, è più forte. La tecnica sudamericana è sopravvalutata. Perché non conosci quella di Tsubasa? Quindi in teoria Tsubasa è forte perché gioca come un sudamericano. Ecco perché. Ah. E Sid Pierre con Napoleon Tour Eiffel? Davvero? Il celebre scambio di passaggi fulmini tra Pierre e Napoleon. Bello. Meno scenografico di quello che ha fatto, di quell'acrobazia che ha fatto Diaz, ma ci sta. La palla è come se si fosse abbassata proprio davanti al portiere. Che razza di effetto era? Funziona in modo simile al mio tiro guidato. Mentre il tiro guidato usa la sua rotazione per salire verso l'alto, il suo tiro la sfrutta per spingersi in avanti. Un po' come quella che usa Misugi, no? Che si abbassa proprio... Non è a spiovente, ma si abbassa un po' prima, cioè... Interessante. La Francia batte l'Uruguay senza fatica e accede alle semifinali. Quindi alle semifinali ci tocca la Francia. Era scontato, ma sono veramente forti. Anche per noi non cambia niente, dobbiamo solo vincere. Pierre, non mi farò mai battere da te. Ma se voglio riuscire a superarlo, devo migliorare ancora il mio dribbling. Misaki, finalmente potrò scontrarmi con te. Troppo facile, vero Pierre? Stavo quasi per addormentarmi sul campo. Ma capitano, non pensi che sia stato azzardato mostrare lo sliding shoot e l'attacco della Tour Eiffel? Non sarà un problema. Finora è stato meglio tenerli nascosti. Ma adesso abbiamo un altro asso nella manica. Sì, hai ragione. Wow, ancora 2 partite e poi saremo ufficialmente i migliori del mondo. No! Ah, è Tsubasa che vuole sapere di Roberto. Lei conosce tante persone, quindi abbiamo pensato che sapesse qualcosa. Ah, ok. Roberto conosce l'allenatore dell'Argentina Barbas. Allora, quello che ha detto Diaz era la verità? Ma allora perché non me l'ha detto? Avrei voluto farlo, ma Roberto mi ha chiesto di non dirti nulla. Perché...
ha infranto la promessa di portarlo in Brasile. È stata una decisione dolorosa anche per lui. So che non è facile accettarlo, ma ti prego di capirlo. Dov'è adesso? Credo che sia ancora da qualche parte sull'isola. Però la squadra che sta allenando è stata invitata per un'amichevole in un altro stato degli USA. Ha detto che sarebbe partito stanotte. Stanotte? Ah, quindi non sta allenando il Brasile. Allora possiamo ancora farcela, Tsubasa. Tsubasa? Perché non puoi? È da quando sei andato che non pensi ad altro che incontrarlo di nuovo. E vorrei ancora farlo, però sono il capitano della squadra. Non posso lasciare gli altri. Ho delle responsabilità. Ciò che conta è sapere che fa ancora parte del mondo del calcio. Se continuerò a giocare, prima o poi lo incontrerò. È davvero l'animo del capitano. Ci penserò io. Bravo, bravo, bravo Katagiri. Mi piace. Brasile contro Italia. Oh, no, 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 fanno giocare Hernandez. Ma non si era rotto la mano? L'avranno fasciato a dovere. E con l'aiuto dei painkiller può ancora respingere la palla con i pugni. Ma il danno potrebbe peggiorare a ogni tiro che parerà. Usa la sinistra! Attenzione! Carlos è già in zona di tiro. Grande Hernandez! Splendida parata di Hernandez! Nonostante il braccio infortunato, ha bloccato il tiro feroce di Carlos con la mano destra! Mi dispiace, Carlos, però era un buon tiro. No, è andata come speravo. Ridurrò la sua mano in poltiglia e lo costringerò a chiedere il cambio. È il modo migliore per assicurarci la vittoria. Rusciano, fammi vedere cosa sai fare. Vai, bello! Tiro! Hissatsuto! No, ok, pensavo andasse in porta. Incredibile! Keizinho ha bloccato la palla con estrema sicurezza! Un triste finale per un contropiede perfetto. Nani l'ha fermato senza problemi. Ho sempre voluto mettermi alla prova contro un fantasista come te. Spero di diventare come te in porta. Un portiere fantasista? Cioè, già Endomamoru o Mark Evans, se preferite. Ti crea problemi? Non è il momento di mettersi a chiacchierare. Alberto! Andiamo, Leo. Vediamo un po' cosa fanno. Beccati questo. Toma! Toma isto? Prendi questo, toma isto. Scordatelo. E invece la para. Wow. Il rimpallo sembra favorire Carlos. No! È finita. No! Sa che è finito, ragazzi. L'Italia va a casa. Però è arrivata, insomma, ai quarti. Se solo la mia mano fosse a posto. Ma con gli antidolorifici non senti dolore, quindi riusciresti a pararla senza problemi. Il Brasile batte l'Italia con un notevole scarto e va in semifinale. Peccato, ragazzi, vero peccato. Non è una sorpresa che vincesse il Brasile. Vabbè. Germania contro America. Vince la Germania. Stavolta la Germania è favorita. Guardate la panchina dell'America, non hanno il numero 10. Non c'è il numero 10 neanche quando hanno giocato contro di noi, vero? È registrato, ma forse è malato o ha qualche altro problema. Ovviamente Pine subito si porta in attacco con i suoi dribbling. Super stupendi. Ecco, bello. Il suo dribbling è eccellente come al solito. Che vi prende? Bloccatilo! Ehi, Blake, non darci ordini. Ma se li mettono a litigare tra di loro in campo. Il passaggio di Heinz schizza in mezzo ai giocatori americani che l'avevano circondato. Schneider ha smarcato e riceve il pallone. Oh. Aswan non ha altra scelta e si tuffa. Perché? Ah, si tuffa. Vabbè.
correva in avanti, dicono, sai. Primo gol della Germania lo segna Schneider. E ora l'America passa al contrattacco. Vuole usare il Blake Shoot? Oh, gli rubano palla! E Scheste. Attenzione! Karls ha sbagliato il passaggio, sta sprecciando in una direzione strana. Non è un errore. Margus, attenzione. Fatti sotto, la bloccherò sicuramente. Forza allora, Manfred Margus. Oh, tiro di testa. La passa Schneider. Ah, il portiere non è centrato. Ok. È spiazzato. 2-0. Mi chiedo come andrà a finire. Vince la Germania, ovviamente. Facilmente, schiaccia facilmente l'America. Quanti altri gol avevi intenzione di lasciargli fare? Vuoi dare la colpa a me? Sei tu che non sai dare ordini. Chiunque avrebbe capito che quel passaggio sarebbe stato intercettato. Perché voi attaccanti non fate il vostro lavoro? E poi, Blake Shoot. Sei serio? Nessuno può permettersi di prendere in giro il Blake Shoot. Che stupidata. Già, non ha senso prendersela per un incontro del genere. Sì, però Blake Shoot, dai. Pure io l'ho detto all'inizio, Blake Shoot. Prossima partita contro la Francia. E allora, diamoci da fare. Non posso credere che siamo già alle semifinali. Non mi sembra vero. Non significa forse che siamo incredibili? Certo, alla peggio siamo tra le quattro migliori. E se vinciamo oggi passeremo alle finali. Ma non pensate che dovremmo avere più fan femminili? Ecco, così. Aspetta, sono parecchie ragazze. Significa che la squadra francese è arrivata. Probabilmente sono tutte fan di Pierre. Tutte quante? Voglio dire, ovunque tu vada in Francia è così. Pare che abbia delle fan persino in America. Quando è fascino, è fascino. Però era la nostra occasione, Shizaki. Siamo così disperati. Lieto di vedere che sei arrivato fin qui, Misaki. Ciao, Pierre. Quindi potremmo concludere la nostra sfida qui al torneo, come promesso. Sì, non vedo l'ora. Buona fortuna. Divertiti. Quindi, sei il capitano del Giappone. Che vinca il migliore. Non chiedere meglio. Ehi, quel fan club sta correndo verso di noi. Oh, pare che abbiano bisogno di me. Au revoir. Cavoli, ragazzi, le semifinali. Ragazzi, dopo questa manca solo la finale. E ci siamo. まずはホームサイド全日本攻守にバランスの取れたフォーメーション我らがキャプテン翼くんを筆頭に同じみのメンバーが揃っています熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けませんそして阿部サイドフランス4人で中盤を構成する形になっていますフィールドのアーティストピエール君と Ah, iniziano loro? Stavolta una presentazione particolare, devo ammettere. Carina, carina. Oh, che... Che è successo lì? Dai. Basta, basta, non lo dico più oramai, sono rotto le scatole. Da dove arriva quello? Ha fatto un salto per fermarmi. Ma che cosa? Eccolo. Ho perfezionato questa nuova tecnica solo per te, Misaki. Ti sorprenderò, Pierre. Non puoi nulla contro di me, Misaki. Tiro della balena. Oh, senza problemi proprio, Oh, ho
che occasione, ragazzi! Nella vita vera non sarebbe successa una cosa del genere, ma proprio mai. Vabbè, proviamo col tiro guidato normale, dai. Accidenti. Cavolo, ha fatto un bel volo. Amorosa, ha protetto la porta. Sì, portiere. In teoria un portiere fa quello. Qualcuno? Non lo so, si scambiano e non fanno nulla. Sì, però, allora. Che poi non ho capito perché Tira non ha... Nitta non ha fatto... Ma Nitta non ha il tiro del falcone? Che diavolo succede? Qual è il dannato intoppo? Proviamo dalla distanza. Questo è forte, ragazzi. Cioè, ha un raggio lungo, è fatto apposta per segnare da lontano. Certo è, però, che più vai vicino, più hai possibilità. Cavolo, questo è troppo veloce, ragazzi, però, eh. Non è normale una cosa del genere. Bene, Neo Drive Shoot! E vai, e uno. E prima rete. Vai così, ragazzo. Vai! E uno, ragazzi. E questo è il primo. E andiamo. Ok, grande. Oh oh, falcone che vola. Fatto beh. Eccolo, ora ce l'ha. Che strano. Ok, va bene, va bene. Sì, sì, me l'aspettavo, però volevo capire che cosa era successo. Perché non me lo dava prima. Infatti, quando ha preso la traversa, ho detto... Non ha fatto il tiro del falcone, forse non era carico. E ho lasciato perdere, ma... Dopo la seconda, un'altra volta me l'ha fatto e dico... C'è qualcosa che non quadra. Ah, ok, ok, ok. Va bene, va bene. E non ho voluto proprio evitarlo io. Gian, è perché non lo fermate però, ragazzi? Dai. Ah. Ma da cosa? Ha saltato per... ma che cos'era? Ma per favore. Ma non voglio vederle ste cose. Ma neanche per finta. Mamma mia, ragazzi, Gito, che cosa combina Gito? Ogni volta, ogni dannata volta! Sono un po' stufato di sta storia, c'è qualcosa che non va. Una volta che ce l'ho, una volta che ce l'ho. Vai, magna da questo. Ah, e il portiere scompare e con esso la palla. Dai, su. Come l'ho evitato quel maledetto Jean, non lo so. Però dai, Neo Drive Shoot! Ma come ha fatto a bloccarlo? Cos'è? Ha imparato la potenza del tiro? Che è Goku che quando impara un attacco avversario riesce poi a schivarlo? Cos'è? Sì, perché Goku ha questa abilità che quando... dopo la prima volta che subisce un attacco del nemico riesce a sentire meno dolore... O a non avere. O a quella tecnica non fa più effetto. Questo è uguale. Il portiere è uguale. L'allenatore ci ha detto: la Francia si è dimostrata insuperabile in questo torneo. E anche se il primo tempo è andato bene, fate comunque attenzione, non abbassate la guardia. Va bene. Quindi la palla al difensore Link. Manuale, proprio da manuale, guarda, da manuale. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Jean? Ok. Tutto come... come previsto.
dirmelo. Sì, però questo fa giochetti strani, io ve lo dico. Non ci credo. Non è successo mai. Non ci credo, no. Dov'è? Più vicino di così. Beh, ragazzi, beh. Più vicino di quello non lo so. Cosa dovevo fare? Guardalo. Proprio nell'area, proprio del portiere. Non lo so. Più di questo. Oh, ok, anche ce le fanno un gol. Ora sto tranquillo. Però non devono farcelo, è ovvio. Voglio avere una vittoria pulita. Tiro guidato normale. Il Neo non ce la faccio. Ok, va bene. Non importa se il portiere è carico o no, se il tiro deve andare in rete. Io odio quel Jean e non lo metterò mai in un'ipotetica formazione. Lo odio con tutto il cuore, proprio. Attenzione. Ah, sì, Tour Eiffel. Sì, però intercettate questo passaggio, per favore. Ci siete andate lì in mezzo, mettete la gambetta, no? Così, tac, allungatela. Vai, Masao. Speed shoot, bene. Almeno non ha solo il tiro col fratello. Almeno questo. Abbiamo la zona V, eh. Certo, perché dopo che faccio la zona B, se quello mi sta vicino non posso premere R per evitarlo subito, no? Troppo comodo, Andre Link. Pure tu, Andre Link, eh? Hai certe idee. Ah, ok, la parata. Accidenti. Non pensavo ci riuscisse. Ah! Aia! Proprio sulla schiena. Proprio sull'osso sacro. Una gomitata mi ha dato... L'ho sentita. Neo Drive Shoot! Dai, vola! Oh, 3-0! Baby! Baby! Yeah! Woo! Questa semifinale, ragazzi, rimarrà nella storia. Spero. Cioè, la Francia è arrivata ogni partita 4 reti. Yeah! E poi perdono qui. Attenzione! Gito! Gito tira! Tsubasa? No! Attenzione! Ok, è rimasto in volo, bravo. Eccolo, ragazzi, che succede? No. No, tutto contento lui di bloccare la palla. Vedi quanto è contento di giocare a calcio. Che è successo lì? Oh, c'ero così vicino. Però è finita. E ho vinto 3-0. Ah no, pensavo che fosse finita. Ma ti dico, ma non c'è fischio? Accidenti. Mi ha preso alla sprovvista. Pierre, sei migliorato più di quanto immaginassi. Ma io mi sono impegnato il doppio per diventare un rappresentante del Giappone. Eccomi, Pierre. Stavolta non perderò. Fatti sotto, Misaki, non passerai.
delicate touch. Delicacy. Ah, ma ci manca ancora. Nitta. Tiro del falcone. Ah, volevo fare il quarto gol. Peccato. Yuga. Però è finita. 3-0, ragazzi. 3-0. Perfetto. Sono contento. Semifinale. Ma proprio. Bella perché ho vinto. Se no era brutta. Scusami, è normale. È normale. Ah, Shield Bash perché ho fatto l'affinità con Jean. Quindi ho quella difesa che ha lui che salta. Però non sarebbe male, eh. Penso che la proverò. Ce l'abbiamo fatta, mi sa che abbiamo vinto. È fatta. Abbiamo battuto la Francia. Hai visto, mamma? Andiamo in finale. Siamo a un passo dalla vittoria finale e dal titolo di campioni del mondo. È stato un lungo viaggio, ma ormai ci siamo. Già, siamo diventati una squadra incredibile. Abbiamo tenuto testa ad alcune delle formazioni più forti del mondo. Nel peggiore dei casi saremo i secondi al mondo. Non dire così. Hai visto dove siamo arrivati? Ormai manca solo una partita. Giusto. Scordati la possibilità di perdere. Dimostreremo al mondo che siamo i migliori. Speriamo. Napoleon, è colpa mia. Napoleon. Ho parlato tanto e alla fine non sono riuscito a concludere nulla. Non ci pensare, Napoleon. Sean, se la Francia è arrivata fin qui, il merito è in gran parte tuo. Loro erano più forti, non c'è altro da dire. Proprio tu che mi consoli? Credo di avere qualcosa nell'occhio. Non preoccuparti, hai ancora molto da dare. Niente lacrime, dobbiamo tenere la testa alta anche dopo una sconfitta. Pierre, credo di parlare a nome di tutti quando dico che fa male. Oggi non abbiamo conquistato la vittoria, ma tutti avete contribuito a portare la squadra fino a questo punto. Sì, hai ragione. Il pubblico sa che abbiamo messo in campo tutte le nostre energie in una partita corretta. Non dobbiamo scoraggiarci, ma dobbiamo accettare la sconfitta. Andiamo a congratularci con il Giappone. Non possiamo scordare le buone maniere. Tu, buone maniere? Piantala! Congratulazioni, Misaki. Odio ammetterlo, ma oggi ho perso. Grazie. Però, in tutta onestà, io la vedo in modo diverso. Le sfide 1 contro 1 sono indice del valore di una squadra. Riconosco la mia sconfitta, ma questo è solo l'inizio della nostra rivalità. Finché entrambi continueremo a giocare, ci rivedremo sicuramente sul campo. Un giorno verrò ad affrontarti di nuovo. Accetterai la mia sfida? Ma certo, non vedo l'ora! Lo stesso vale per me. Pierre, che giocatore incredibile. Anche se sono il capitano, posso imparare molto da lui. Giusto. È questo che lo rende un grande rivale. Ce l'abbiamo fatta, siamo in finale. Signori, il video termina qui. Come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio, probabilmente finale, contro la Germania. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione ovviamente il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!